Ciao a tutti. In occasione dell'Umbria Jazz oggi parliamo di musica. Se qui ci fosse al mio fianco Louis Armstrong e io gli chiedessi cos'è il jazz, lui mi risponderebbe: ehi amico, cos'è il jazz? Se hai bisogno di chiederlo, non potrai mai capirlo. E così è la cucina quando si improvvisa e quando si fa qualcosa di creativo. Partiamo proprio da una ricetta tradizionale, come si fa nel jazz, che è la panzanella. Le note di cui abbiamo bisogno sono della cipolla, del pane raffermo, possibilmente per richiamare le origini un po' povere del jazz, basilico, del pomodoro, dell'aceto, e in questo caso andiamo a sporcare tutto con una nota particolare data dal cetriolo e chiaramente giochiamo sul tema principale che sono le nostre fette morbide di grammirani. Cominciamo con il pane. Prendiamo il pane a cui eliminiamo la crosta esterna, lo mettiamo in una ciotola e lo andiamo a bagnare con dell'acqua. Una volta bagnato lo strizziamo per bene e lo andiamo a mettere in una ciotola, rompendolo bene con le dita. Ora passiamo alla cipolla, che abbiamo affettato sottilmente, e per regalargli una nota particolare andiamo a passare nell'aceto bianco. Lasciamo riposare qualche minuto mentre ci prepariamo il resto. Riprendiamo il nostro pane e andiamo ad aggiungere dentro dei quadrotti di pomodoro e cominciamo ad amalgamarli. Pensate che, sempre parlando di musica, un altro grande maestro, in questo caso della musica classica, Mahler, diceva che nella partitura c'è tutto tranne l'essenziale. Ecco, in cucina è uguale, nella ricetta avete tutti i passaggi, però l'essenziale è proprio quel pizzico di fantasia e di voglia di creare qualcosa di diverso che ci mettete assolutamente soltanto solo voi. Prendiamo il basilico, lo spezzettiamo con le mani. Proprio come per le note sincopate del jazz, fermatevi quando secondo voi è perfetto. E amalgamiamo ancora una volta. Andiamo a prendere la cipolla che avevamo lasciato nell'aceto. Senza strizzarla esageratamente, in modo che rilasci un po' il suo profumo di aceto, la andiamo ad aggiungere al composto che abbiamo preparato. Aggiungiamo olio, sale e pepe e uniamo bene il tutto. Ora entra in scena il tema principale, le fette morbide di grammirani. Prendiamo fetta per fetta. Prendiamo un po' del nostro impasto, lo andiamo ad appoggiare sulla nostra fetta morbida e piano piano arrotoliamo. Una volta pronta la nostra armonia di base, non ci rimane che dare quel tocco particolare che nel jazz si chiama blue note, che è una nota particolare che regala una lieve sfumatura di nostalgia. È quello che fa arrivare la musica non soltanto alle vostre orecchie, ma direttamente nella pancia. Per farlo, in questa composizione prendiamo del cetriolo e con un pelapatate cominciamo a fare delle fette lunghe. Una volta ottenute delle lunghe fette abbastanza sottili, non facciamo altro che andarle a tagliare in modo da ottenere delle strisce, così. E a questo punto, proprio come fa la blue note, leghiamo la nostra composizione con il nostro filo di cetriolo. Adesso non ci rimane che metterla su spartito o su piatto, come preferite. E la nostra composizione è pronta. Come diceva Coleman, il jazz è l'unica musica in cui la stessa nota può essere suonata notte dopo notte, ma in maniera sempre diversa. Così sono le fette morbide di grammirani. Le potete mangiare tutti i giorni, ma ogni giorno con una sfumatura e una suggestione diversa. Buona musica, noi ci vediamo la prossima volta.